stiamo andando da Spoleto a Norcia percorrendo una vecchia ferrovia dismessa nel 1968, dopo qualche anno che non è stata più utilizzata hanno deciso di trasformarla in una pseudo pista ciclabile. Il percorso non dovrebbe essere male. Diciamo che è altino bene qua. Sosta pranzo, ci facciamo un bel piattino di pasta al volo, poi riprendiamo il cammino fino a Norcia, poi staremo lì e passeremo la nottata a Norcia. Norcia è una ridente località umbra, pesantemente colpita dal terremoto del 2016, vedremo quello che troveremo, però credo che sia un paesino abbastanza bello da visitare, ecco, tutto qua. Niente, adesso prepariamo il pranzo e ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi, a dopo! Sì, vado, quello di sera. Norcia, Norcia di mattina è ancora più bella, non c'è nessuno, ci siamo svegliati all'alba, peccato che qui il terremoto del 2016 ha fatto tanti danni, come potete ben vedere, e la cosa incredibile è che dopo 5 anni sembra che il terremoto ci sia stato ieri, incredibile. Impressionante, veramente impressionante. Guardate che roba, ragazzi, mamma mia, un cumulo di macerie, è incredibile. Cosa incredibile che dopo tutti questi anni ancora sta così qui. Ma guarda che roba! Ma quella è la ringhiera! La ringhiera del terrazzo! Guarda che roba! Eh sì! No? La ricostruzione sogno realtà. Dateci risposta, Comitato Rinascita Norcia. C'ha ragione. Allora qui. Ma senza parole dinanzi a tutto. Io non so. Non c'è parole. Non ci sono parole.
Però questo mi sa che mi deve arrivare la proprietaria. L'idea che? Che è la figlia di quello che Lo so. diceva ieri Carla, Carletta. La mitica Carletta. Da questa splendida basilica di Spoleto, ragazzi, ci vediamo al prossimo tour. Alla prossima, ciao.